benvenuti a questa nuova puntata di Vivere l'Architettura. Oggi parleremo di Roma oggi, lo stato dell'architettura, ossia come sta messa, come si connota l'architettura contemporanea nella nostra città. Direi di presentare subito i nostri due ospiti con i quali svolgeremo questo tema, che sono l'architetto Luigi Prestinenza Puglisi, che insegna storia dell'architettura contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, e l'architetto Marcello Pazzaglini, che insegna composizione architettonica e progettazione urbana sempre presso la Sapienza di Roma. Poi abbiamo naturalmente il nostro ospite fisso, l'architetto Andrea Giunti, e il nostro ospite virtuale, dal suo studio virtuale, l'architetto Silvio Riccobelli. Qua davanti ho diverse pubblicazioni che riguardano gli ospiti di oggi, due degli ospiti di oggi, due che riguardano l'architetto Pazzaglini e una l'architetto Prestinenza Puglisi. Allora, direi di iniziare da queste due pubblicazioni l'architetto Pazzaglini. Una, architettura italiana negli anni 60 e seconda avanguardia. E l'altra, Metamorph, che è lo studio dell'architetto Marcello Pazzaglini, di cui parleremo proprio riguardo la clip dell'edificio che presenteremo oggi. Allora, le volevo chiedere, ci può parlare brevemente di questi due libri, di queste due edizioni? Ma i due libri sono, sembra che tocchino argomenti diversi. Uno è la raccolta, diciamo, degli aspetti dell'approfondimento e della ricerca teorica del gruppo Metamorph e della ricerca progettuale, strettamente connesse fra di loro. Il secondo, ricordiamo anche gli altri autori, esatto, che sono Gabriele De Giorgi e Alessandra Montoni. L'altro invece è che formiamo insieme il gruppo Metamorph da 40 anni. L'altro è, tocca un aspetto che come gruppo abbiamo sempre approfondito anche con altre pubblicazioni, e che io in questo caso ho approfondito in modo particolare sul problema degli anni 60. Cosa lega questi due? È il filone delle avanguardie. Il filone delle avanguardie che è stato sempre il nostro campo di ricerca, di applicazione progettuale e di verifica anche verifica critica delle architetture che noi leggiamo. Ecco. E di cui poi vedremo un esempio proprio concreto con la clip. Invece, professor Prestinenza Puglisi, New Direction in Contemporary Architecture, eccolo qua. Qualche parola su questa pubblicazione? Beh, sono 20 anni che l'architettura vive un periodo di estrema felicità creativa in tutto il mondo. Anche in Italia. Si realizza poco, ma ci sono moltissimi architetti di talento, tanto che non è difficile metterne insieme un centinaio che hanno la statura per poter lavorare in un contesto internazionale. Questo periodo di estrema felicità creativa ha portato alla realizzazione in tutto il mondo di opere straordinarie. Io in questo libro cerco un po' di esaminarle, di storicizzarle, è il lavoro di tutti un po' gli accademici che devono mappare, cercare di trovare fili. Ho cercato di fare una cosa non noiosa, raccontando un po' come dal 1988, che è la mostra del decostruttivismo, ad oggi si sia sviluppato questo discorso. Tra l'altro è interessante, nell'88 c'è la mostra del decostruttivismo, nell'89 cade il muro di Berlino. Anche nell'architettura è caduto un muro di Berlino ed ha portato alla vitalità straordinaria di questa architettura contemporanea. E adesso andiamo subito a vedere l'edificio di architettura contemporanea romana che abbiamo scelto oggi proprio per parlare dello stato dell'architettura romana. La clip. L'edificio alle mie spalle, un edificio di architettura contemporanea, è il landmark di questo quartiere ottocentesco o del primo novecento, ultrapopolare, San Lorenzo. È un'architettura che vive di dissonanza con il contesto, è un'architettura che si impone, oggi purtroppo abbandonata. Sono qui con Alessandra Montoni, una dei progettisti di questo edificio, di questa architettura, alla quale vorrei chiedere l'ispirazione, cos'è che ha mosso per arrivare a questo?
Ma credo che sia un esempio di un incontro molto felice tra un committente che aveva un'idea molto chiara e un gruppo di progettazione che ha sempre sperimentato l'architettura d'avanguardia contemporanea. Si tratta di Giovanni Bollea, che dirigeva a quell'epoca l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile e aveva a disposizione un piccolo blocco di una costruzione provvisoria fatta dopo i bombardamenti del 43 di proprietà dell'università e quindi ha pensato di poter ampliare questo istituto. Quindi l'idea è nata in modo molto minimale di riutilizzare, demolendo e ricostruendo i volumi di quel piccolo blocco, un edificio di espansione. E mettendoci a lavorare su questo ragionamento e discutendo sempre con il professor Bollea sugli obiettivi di questa terapia molto vicina tra questi bambini e quindi che aveva bisogno di spazi molto particolari, ci è venuto in mente di confrontarci con questo quartiere molto compatto, con un'architettura solida, non bella, ma con delle interessanti anche squarci qua e là. E mentre questo blocco era molto frammentato, no? Ci è venuto in mente di poter concludere con una chiusura, diciamo, in alto di questo ideale isolato, in modo di colloquiare in modo nuovo, ma capendo, diciamo, il quartiere. Per cui svuotando in basso e densificando in alto, un modo nuovo, contemporaneo, come il linguaggio dell'architettura. La cosa che mi piace di questa architettura è che è strettamente connessa alle funzioni a cui era destinata. Era un edificio destinato a uno specifico settore della medicina e per questo è un edificio così particolare. Nel cuore di San Lorenzo, nella maglia compatta di edifici popolari del primo Novecento, spicca per armonica dissonanza l'ampliamento dell'Istituto per la Neuropsichiatria Infantile dell'Università La Sapienza. Il progetto è opera del gruppo Metamorph, costituito dagli architetti Marcello Pazzaglini, Alessandra Montoni, Cina Conforto e Gabriele De Giorgi. L'intervento è una tipica ristrutturazione di un lotto urbano che trasforma il tessuto organizzato e minuto di questa parte di città con un volume articolato e formalmente impegnativo. Librato su esili colonne di metallo, l'edificio differenzia gli spazi aperti al pubblico trattati con ampie vetrate, quelli destinati alle terapie psichiatriche chiusi da paramenti esterni in graniglia di cemento, e gli spazi distributivi connotati da scale vetrate e corridoi illuminati da cupolini trasparenti. Il connubio università-architettura è stato fecondo, pensiamo soltanto ai magnifici edifici razionalisti della Sapienza e proprio con il rettore della Sapienza, il professor Luigi Ferrati, vorrei parlare di questo edificio contemporaneo. Che fine farà? Ah, questo è un edificio costruito prima del 1999, anno nel quale con il decreto legge D'Alema la parte sanitaria della università è stata scorporata dall'università e affidata sostanzialmente ad un'autonomia che dipende dalla regione. E per questo motivo da allora in poi è rimasto inutilizzato, essendo un edificio a supporto dell'attività sanitaria della neuropsichiatria infantile. Sto rinegoziando con la regione l'intesa che consentirà di ragionare insieme, quindi probabilmente di riutilizzare questo edificio. E sostanzialmente io sto rivisitando il piano edilizio dell'università in termini molto attuali e concreti, cercando di recuperare per esempio anche aree di quartiere. Qui siamo nella zona di San Lorenzo, noi abbiamo acquisito dalle Poste il cosiddetto centro Poste che diverrà insediamento universitario, stiamo negoziando con le ferrovie e i capannoni industriali che loro pensano di abbandonare, quindi destinati al degrado, per invece spostarci attività formative nel campo ovviamente dell'ingegneria, quindi compatibile con questa architettura industriale. Il linguaggio formale rimanda al maestro inglese James Stirling, soprattutto nelle sinuose traiettorie vetrate che percorrono sfalsate i vari piani del complesso. Ma il significato più profondo di questa architettura è la riuscita amalgama di una forma autenticamente contemporanea con un contesto urbanistico fortemente identitario come quello di San Lorenzo. La trasformazione di un anonimo lotto in un raffinato pezzo di architettura destinato alla ricerca e alle cure mediche ci propone un modo nuovo di trattare il tessuto cittadino preesistente che contraddice il luogo comune di una prassi architettonica romana contemporanea, generalmente conservatrice oppure brutalmente disattenta al rapporto con il contesto.
L'edificio del gruppo Metamorph presuppone un'interpretazione dell'intervento in un tessuto storico non più legato alla fissità della città costruita, ma interessato alla sua trasformazione, conservando il rapporto con la memoria dei luoghi nei dettagli della costruzione. In questo senso, l'edificio è significativo di quello che è lo stato dell'architettura romana oggi. Un realizzato a cavallo degli anni 80 e 90, rappresenta al meglio una prassi che non propone visioni urbane utopiche e non rinuncia a ricercare strumenti per la trasformazione della città attraverso un linguaggio contemporaneo autonomo, non allusivo e non provinciale. L'immagine che emerge dall'edificio di San Lorenzo è quella di architettura problematica che si interroga sul significato di contemporaneità in una città come Roma, riuscendo a proporre uno scenario di futuro proprio dal cuore del suo quartiere storico più popolare. Abbiamo visto questa architettura contemporanea così dissonante nel linguaggio, così colta nelle citazioni. Ricordo un progetto di Samonà per il Parlamento che in un certo senso era antesignano di questa proposta così integrata al quartiere. Tuttavia oggi vediamo che questo edificio è abbandonato, è chiuso. Sono qui con Gabriele De Giorgi, uno dei progettisti, condirettore della rivista Metamorfosi. Lo studio ha una proposta per rivitalizzare l'edificio. Qual è questa proposta? Allora, lo studio ha proposto di ristrutturare l'edificio dal punto di vista dell'utilizzazione sempre nell'ambito dell'Istituto di Neuropsichiatria. Si pensava quindi di destinare ad una foresteria per i genitori dei bambini ricoverati, trasformando le sale di terapia in camere con dei bagni e l'opportunità anche di essere vicini ai bambini in qualsiasi momento. L'opportunità che ci dava l'edificio di organizzare gli spazi collettivi con una loro geometria fluida, continua, ci dà anche l'occasione di utilizzare questi spazi dal punto di vista della socializzazione, degli scambi, delle esperienze, eccetera. Mentre sotto, appunto come dicevamo, c'è l'opportunità da parte del quartiere di utilizzare questo spazio liberato, così come era nella proposta di Samonà per il progetto del concorso del Parlamento. Dunque una proposta che recupera le funzioni originali, in un certo senso le mantiene, non le snatura. È una proposta che chiede di reintegrare, di rimettere nel contesto di questo quartiere questo edificio che è da circa 20 anni ormai chiuso e abbandonato. Quello che ci preme sottolineare è la necessità assoluta di recuperare architetture come questa. A Roma ce ne sono diverse, abbandonate, esempi di architettura contemporanea significativi che sono abbandonati e sono negletti rispetto anche al dibattito e alla ricerca. Un edificio come questo, a nostro avviso, merita un posto importante nel panorama dell'architettura contemporanea a Roma. Ecco, abbiamo visto come la clip si concluda con una nota amara, perché di fatto questo edificio è chiuso, non assolve più alla funzione per la quale era stato pensato. Allora io volevo subito fare una domanda a Silvio Riccobelli. Ecco, molti edifici della Roma contemporanea hanno subito o subiscono questo destino. Secondo te, quali dovrebbero essere le sinergie da mettere in atto per impedire l'abbandono di alcuni edifici? Mi sembra che la risposta migliore l'abbia fornita indirettamente il rettore Frati, nel senso che questo edificio è abbandonato perché una, non so quanto dire scellerato, il discorso è troppo ampio, provvedimento di legge ha affidato, come dire, a altre funzioni la struttura sanitaria dell'università. Quindi noi abbiamo un problema di invadenza della burocrazia, cioè l'invadenza della burocrazia impedisce spesso, come dire, percorsi virtuosi anche nel campo dell'arte e dell'architettura. Questo edificio, che sicuramente rappresenta un valore perché si inserisce anche nel dibattito dell'inserimento del contemporaneo nel tessuto della città consolidata, quando non addirittura storica, è l'esempio tipico di questo, come dire, indifferenza. Cioè il nostro è un paese ammalato, come dire, di legge e di provvedimenti, e quindi che tralascia e trascura e marginalizza, rende marginali quelli che sono invece i processi di valorizzazione di quello che si ha. Andrea Giunti, un commento?
Luigi, Presidenza, diceva prima che c'è stato un periodo fecondo dalla fine degli anni Ottanta nel campo dell'architettura, soprattutto a livello internazionale. Io sostengo che questo periodo fecondo probabilmente lo dobbiamo retrodatare, perché io ritengo che anche gli anni precedenti sono stati significativi e forse più significativi per la cultura italiana rispetto a quest'ultima fase, nella quale vedo piuttosto, mentre prima la cultura italiana probabilmente tirava il gruppo, probabilmente in questa fase, forse per motivi anche legati al contesto generale del nostro paese, probabilmente la cultura italiana in questo caso si è accodata a un movimento da cui pur nasce. A Roma noi abbiamo questi esempi di architettura completamente sconosciuti, e questo attiene probabilmente a un'incapacità della critica contemporanea di rivalutare quello che è stato fatto e a un'indifferenza generale della cultura dell'amministrazione anche. Adesso dobbiamo mandare la pubblicità, ritorneremo a parlare di questo edificio e anche di altre cose subito dopo. Grazie. Torniamo in studio, abbiamo sentito dalla clip una delle autrici di questo edificio parlare appunto della progettazione e dell'idea guida che ha guidato questa progettazione, che è stata Alessandra Muntoni. Adesso abbiamo con noi l'architetto Pazzaglini, allora volevo chiedere anche a lui qual è stata l'idea della progettazione di questo edificio, che tra l'altro mi pare non sia stato finito. No, non è stato finito perché è mancato un ultimo relativamente piccolo finanziamento per chiudere l'edificio, e quindi è rimasto lì anche per questo passaggio poi di proprietà di cui si accennava. Quello che la matrice ha spiegato bene Alessandra, e quindi non è che ritorno. Volevo solo aggiungere un aspetto che invece ci ha molto interessato e che può essere interessante, e cioè che in questo edificio comincia la nostra attenzione verso la bioarchitettura. Perché quel, se voi fate caso, quel cupolino che sta lì è il primo sistema di recupero di energia sostenibile e rinnovabile integrato col sistema impiantistico. Quindi questa cosa è interessante perché è diciamo, in fondo lì abbiamo cominciato a sperimentare poi anche negli altri edifici che abbiamo sviluppato poi dal 2000 in poi, questa integrazione degli apparati di biosostenibilità con l'architettura, perché questo per esempio è un problema grossissimo dell'architettura contemporanea. Cioè si pensa, e siccome noi dovremmo andare un'architettura biosostenibile per il risparmio energetico, il pericolo è quello di scindere l'aspetto tecnico-tecnologico da quello architettonico. Cioè sembrano due campi che non si incontrano, invece è fondamentale farli incontrare, e sono delle dimensioni di carattere qualitativo, cioè sono delle potenzialità enormi, perché qui ritorna un duplice concetto, quello di un neo-organicismo, di un nuovo organicismo, cioè un nuovo, diverso rapporto con la natura, e un'integrazione con la dimensione dinamica che c'ha, diciamo, che come eredità delle avanguardie. Un altro aspetto importante di questa costruzione, di cui lei mi ha parlato prima fuori della trasmissione, in realtà era proprio il rapporto, è stato accennato da Alessandra Muntoni, con il professor Bollea. Sì. Ecco, in che modo questo scambio tra il terapeuta, sì, il neuropsichiatra e l'architetto, quindi tra il medico e l'architetto, sì, può produrre buona architettura? Insomma, come si è articolato nel vostro caso lo scambio? Questo attiene a quell'aspetto del fare architettura che è fondamentale, cioè quello di saper interpretare ciò che la committenza richiede, ma saperlo interpretare non in modo meccanico, no? Ma trovando appunto una
una dimensione poi spaziale di queste richieste. Perché, la cosa interessante del rapporto con Bollè è che venne fuori da una parte questo discorso della drammaticità del rapporto con il bambino disturbato e quindi la necessità di doverlo recuperare e di trovare degli apparati poi architettonici che in qualche maniera aiutassero questa terapia, e dall'altro il ruolo del terapeuta che stava con il bambino, e in questo caso un aspetto fondamentale che è quello del sostegno della famiglia o dei genitori che devono stare vicini ma non diciamo quindi creare degli spazi separati ma contigui anche proprio continui, per ecco. E per questo la credo che sia un problema che poi attiene a tutte le strutture diciamo di terapia di questo genere, che Bollè aveva già intuito, cioè aveva intuito e praticato, ma insomma avevamo ecco, trovato professor un modo di... Presidenza Puglisi, abbiamo visto appunto un'architettura che si piega anche all'uso fattuale che l'edificio deve avere, in questo caso appunto un istituto di neuropsichiatria infantile, e anche un'apertura verso l'esterno, spazi aperti, spazi chiusi in alternanza. Ecco, secondo lei l'architettura sanitaria italiana, parliamo di quella romana, come si è messa? Allora, malissimo. Esistono tre Italie. L'Italia del Sud, dove la situazione è disastrosa, gli ospedali sono a livelli di guardia. La situazione del centro e di Roma, che è mediamente cattiva, con punte pessime, se basta andare nei grandi ospedali per vederle, è una situazione al nord che è decisamente migliore, con qualche punto di eccellenza, però in Italia è meglio non ammalarsi come regola generale. E poi lei diceva bellissimo questo edificio, ma questo edificio è mai entrato in funzione? No. Questo vuol dire che c'è un problema con le strutture pubbliche enorme in Italia. Per realizzare delle opere ci vogliono tempi memorabili. Credo che questo edificio sia stato costruito dall'80 al 95, 15 anni, non è stato completato, ha avuto problemi di funzionamento. In questo momento, pur essendo un bellissimo edificio, sta in uno stato di abbandono. Ecco, ma insomma, quindi è come se l'architettura, le ultime ricerche, le sperimentazioni di architettura di fatto non entrassero in quello che è il contesto sanitario, mentre in realtà l'architettura contemporanea romana qualcosa lo sta producendo, insomma lei l'ha detto con particolare vigore. No, io non voglio fare quello che si lamenta sempre, vogliamo vedere la bottiglia mezza piena o mezza vuota? Possiamo anche vederla mezza piena, nel senso che alcune cose a Roma sono state fatte, però c'è sicuramente una difficoltà. A testimoniare questa difficoltà c'è quello che io chiamo lo stato di avanzamento e inaugurazioni. Ha visto l'Area Pacis, credo che l'hanno inaugurata 3 o 4 volte, siccome opere se ne fanno poche, allora i politici hanno bisogno di inaugurare 4 o 5 volte la stessa opera. Il Maxi credo che sia stato inaugurato 7-8 volte, cioè ogni volta ci sta un lancio sul giornale, adesso si inaugura il Maxi, adesso lo stiamo inaugurando, abbiamo iniziato questa cosa. Fatto sta, sono passati 10 anni e ancora la struttura non è pienamente operativa. L'auditorium di Renzo Piano hanno messo un tempo immemorabile, se non c'era Renzo Piano e se non c'era la fortunata coincidenza che sul pallottoliere della storia ci si metteva un giubileo, un Roma Capitale, il migliore architetto italiano, un sindaco che ci si era speso per farlo inaugurare, questa cosa non sarebbe stata inaugurata. E se non c'era, ripeto, Renzo Piano, che molte volte si è battuto proprio per far finire quest'opera, ma ci fosse stato un normale progettista, il meccanismo lo avrebbe triturato. Quindi come dire, qualcosa si fa, c'è attenzione al contemporaneo, qualche edificio
qua e là viene messo per... Però certo, quando un sindaco diceva Roma è la capitale della contemporaneità, io sorridevo, perché voleva dire o che ci stava dicendo una bugia, come in genere ai politici gli piace dire, oppure che non era mai andato nel resto d'Europa per vedere. Ecco. Io direi che la contemporaneità nell'architettura romana la possiamo trovare non soltanto nelle opere più significative, ma anche, e questo è un tema sul quale io mi batto fortemente, per esempio nei piani di zona. Ecco, io credo che ci sia una peculiarità di architettura italiana moderna nel campo residenziale e soprattutto dell'edilizia sociale, che probabilmente non è architettura spettacolare, ma se noi la indaghiamo ci troviamo dei germini di modernità, soprattutto nel campo di cui diceva Pazzaglini, quello della biosostenibilità, dell'applicazione a un campo molto complesso come quello dell'edilizia residenziale di tecniche edilizie nuove, più avanzate rispetto all'estero, perché un certo provincialismo ci fa guardare. È vero quello che dice Prestinenza, che l'Italia è un paese mediamente fermo e arretrato in molti campi, ma nel campo dell'edilizia residenziale, soprattutto proprio nel confronto di un paese più vicino a noi, la Francia, noi siamo certamente avanti. La banlieue di Parigi è molto da invidiare alla banlieue romana, pur nel degrado, pur nell'incuria più totale in cui versa la nostra città, se uno riesce a penetrare proprio i meccanismi profondi della qualità urbanistica e architettonica, avere una certa differenza a favore di Roma rispetto che Parigi o la periferia di un'altra di queste città celebratissime. Allora, ecco, voglio dire, i germi della contemporaneità, il dibattito sta in questa architettura diffusa, in questa architettura dell'ordinario, e questa è la nostra peculiarità. Io chiamerei subito in causa il nostro polemista, ossia Silvio Riccobelli, fare un commento sulle ultime tematiche che sono uscite fuori. No, sono d'accordo con Andrea, nel senso, noi, la nostra peculiarità è proprio questo dell'architettura diffusa. Io credo che ci sia un malinteso senso, come dire, di vitalità affidato spesso all'esaltazione del gesto. Mi spiego meglio, si pensa poi che, siccome oggi c'è questa forte sopravvalutazione del gesto, tant'è che alcuni esempi di architettura, voglio dire, all'estero sarebbero non solo improponibili, ma forse non sono nemmeno a prendere a riferimento, allora si pensa, come dire, che la spettacolarizzazione sia un segno di vitalità. Forse la vitalità è altro, è questa capacità di rispondere alle esigenze della società, alle attese della gente, quella con 2G, e che in qualche modo forse vogliono, come dire, una qualità dell'abitare migliore. Casomai il nostro problema è quello di gestione. È vero quello che dice Andrea, che abbiamo esempi nei piani di zona che sono, come dire, forse edificanti rispetto a quanto succede anche nei paesi più vicini, però abbiamo poi l'incapacità di gestire magari i giardini pubblici, le aiuole, e tutto quanto crea, come dire, un'immagine, non solo un'immagine, la qualità della vita, come dire, positiva. Io chiederei proprio una battuta finale sull'ultima tematica che è stata detta Silvio Riccobelli ai nostri due ospiti. Siamo proprio in chiusura, per cui vi chiederei una battuta molto veloce. Sì. Allora bisogna puntare proprio su questa qualità diffusa, architetto Pazzaglini. La qualità diffusa è stato uno slogan di Ludovico Quaroni, e io ho sempre diffidato di questo termine, perché non si riesce a definire. Probabilmente è meglio, diciamo, estrapolare dal discorso anche che facevi tu, una strategia. La strategia definisce la qualità, e a mio avviso La strategia che noi dobbiamo affrontare, e abbiamo delle grossissime difficoltà a livello produttivo, a livello di approfondimento teorico, di approfondimento della ricerca spaziale e formale, perché qui parliamo di forma, è questo di una strategia verso la sostenibilità. Ripeto, la sostenibilità, questo rapporto tra verde e costruito è fondamentale, e il modo di progettarlo è un campo assolutamente nuovo, di cui troviamo dei punti che bisogna assolutamente approfondire ed esplorare. Sì. Architetto Prestinenza Pugliese, una battuta. Ma io dico questo: Andrea fa degli ottimi piani di zona e delle bellissime e dei bellissimi interventi, ma questa Andrea qualità diffusa a Roma io francamente non la vedo. Queste persone che sono entusiaste di dire io abito nella periferia romana, voglio starci, eccetera, francamente non la vedo. Io sono tra queste, tra l'altro, ma va bene, la prendo naturalmente anche come una provocazione. Noi vi salutiamo.
salutiamo, salutiamo naturalmente gli ospiti che sono stati con noi e l'architetto Valentina Piscitelli che collabora sempre con la nostra trasmissione e vi rimandiamo alla prossima puntata di Vivere l'Architettura. Grazie.